Allora, una segreteria all'insegna della legge di stabilità. Oggi è stato presentato, diciamo, quelle che sono le proposte del PD per migliorare. Ci sono intanto i margini per migliorare in Parlamento questa legge? Ci sono, dobbiamo costruirli, stiamo costruendo, perché la legge di, il disegno di legge di stabilità ha dei punti insostenibili. L'accoppiata aumento dell'IVA, intervento sull'IRPEF è pesante perché aumenta la pressione fiscale, in particolare sui redditi più bassi, e va cambiato. Va cambiata la parte sulla scuola perché significa un ulteriore indebolimento, impoverimento della scuola pubblica, quindi il futuro dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto di quelli che poi non hanno altre possibilità di recuperare con le scuole private e con insegnanti a casa. E terzo punto, l'aumento dell'IVA sulle cooperative che danno servizi sociali. Anche là si tratta di un provvedimento che poi si scarica sulle persone più in difficoltà, sugli non autosufficienti, sugli asili nido e infine gli esodati. Nonostante la propaganda ancora oggi ripetuta dal ministro Grilli in audizione al Parlamento, nonostante la propaganda, la legge di stabilità è recessiva ed è regressiva, cioè aumenta l'iniquità sul piano sociale, quindi va cambiata. Anche altri partiti, i partiti di maggioranza sono insoddisfatti di questa legge di stabilità? Sono cominciati già dialoghi con appunto gli altri esponenti dei partiti? Assolutamente sì, il nostro relatore Commissione Bilancio alla Camera Baretta e il relatore del PDL Brunetta si stanno discutendo e credo che ci siano ottime possibilità di trovare una convergenza su il pacchetto IVA-IRPEF, che è uno dei punti fondamentali. Poi mi pare che si possano trovare sintonia anche con la parte che riguarda la scuola, perché viene considerato un intervento insostenibile.